Giulia De Lellis attaccata da Asia Nuccitelli dopo la lite al GF VIP. Asia Nuccitelli, il suo parere su Giulia De Lellis dopo lo scontro al GF VIP 2. Tutti gli appassionati del Grande Fratello VIP ricorderanno sicuramente l'epico scontro tra Asia Nuccitelli e Giulia De Lellis durante la prima edizione del reality. Le cose tra le due non si sono mai risolte e anche ieri la figlia di Antonella Mosetti ha voluto lanciare una frecciata al veleno contro la fidanzata di Andrea Damante in seguito alla lite in diretta con Alfonso Signorini. Precisamente, Asia ha scelto la piattaforma social Twitter per replicare a quanto successo al GF VIP, scrivendo prima di tutto ironicamente che lei e Giulia erano migliori amiche, e postando poi un tweet scritto da una sua fan che recitava quanto segue. Le fan dell'esperta di tendenze che dicono bullo a Signorini quando lei insultava Asia Nuccitelli dandole della TR e anche meno. La Nuccitelli ha poi continuando condividendo nella sua pagina un altro tweet scritto da una utente che non si capacitava di come abbia fatto l'anno scorso Asia a trattenersi a non menare quella poraccia della De Lellis. Infine, l'opinionista di Barbara D'Urso ha aggiunto nel commento del retweet la sua famosa citazione "Poracitudine has no limits". Grande Fratello VIP, nuovo attacco di Asia Nuccitelli a Giulia De Lellis. Asia Nuccitelli si aggiunge quindi alla lista di concorrenti del Grande Fratello VIP che hanno preso le difese di Alfonso a sfavore di Giulia De Lellis. In seguito alla lite avvenuta in diretta, molti hanno infatti commentato negativamente il comportamento della fidanzata di Andrea Damante, tra cui Aida Espica, Lorenzo Flaherty, Carmen Russo e ovviamente anche Raffaello Tonon, responsabile in parte di quanto successo durante l'ultima puntata serale del reality. Giulia e Tonon hanno infatti trascorso la loro settimana apparentemente come ottimi amici, peccato però che tale rapporto sia stato in seguito rovinato dalla scelta dell'opinionista di nominare Giulia. La De Lellis, ricambiando il favore, ha poi nominato Raffaello provocando la reazione di Signorini, che ha duramente attaccato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La litigata tra i due è arrivata senza un particolare motivo proprio a ridosso della fine della diretta, dopo che durante la puntata gli spettatori hanno assistito alla lite tra la Grandi e la Clerie e tra la stessa Giulia e Jeremias Rodriguez. Thank you.